La tragedia della Shoah, parola ebraica che significa tempesta devastante e che troviamo nella Bibbia più volte, è impiegata nel gergo comune per indicare lo sterminio del popolo ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche se ci sembra che la parola Olocausto possa essere usata come sinonimo di Shoah, questo non è proprio corretto. La parola Olocausto ha la sua genesi nel greco antico ed è composta dai termini olos, tutto, e kauston, brucia. Tutto brucia. Questa parola, quindi, ricorda un tipo di sacrificio diffuso tra diversi popoli nell'antichità che prevedeva di immolare, per lo più animali, alle divinità. Il termine olocausto, usato quindi per richiamare alla mente l'incenerimento dei corpi nei forni crematori, è quindi fuorviante e anche offensivo, perché lo sterminio del popolo ebraico non ha niente in comune con i sacrifici alle divinità fatti durante i rituali pagani. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di due case. Due case che raccontano due storie di Shoah. Due storie di persecuzione e annientamento. Due storie che si consumarono all'interno di due case per molti aspetti simili e per alcuni aspetti diverse. Una delle due case si trovava sulla riva di un lago. Il suo nome era Alexanderhaus. L'altra era posta sulla riva del mare. Il suo nome era La Roquette. Abbiamo scelto la storia di due case perché il concetto di casa come rifugio, come luogo sicuro, come nido, è chiaro a noi tutti. Noi tutti possiamo chiudere gli occhi e provare ad immaginare, provare a sentire sulla nostra pelle cosa possa significare essere portati via da casa. Dover abbandonare i propri affetti, i propri luoghi, i propri oggetti per andare incontro all'ignoto. Questo accade di continuo. Di continuo, anche in questo preciso istante, qualcuno sta perdendo tutto il proprio mondo a causa della guerra. Ogni guerra è persecuzione e annientamento. Oggi noi sappiamo di che cos'era fatto l'ignoto degli ebrei. Prigionia, privazioni, umiliazioni, fame, lavori forzati, dolore, freddo, buio, paura e infine morte. Ed era fatto di assenza di persone e di luoghi che avevano protetto, fino a quel momento, il cuore dei deportati. La prima casa di cui vi parleremo, La Roquette, era l'abitazione di Susan Malherbe e Lucy René Mathilde Schwab, in arte Claude Kahn. Susan e Claude erano francesi. Nacquero entrambe a Nantes. Susan nel 1892, Claude nel 1894. Vicine di casa vissero agli inizi come sorelle, perché il padre di Claude sposò la madre di Susan. Entrambi erano al secondo matrimonio. La seconda casa di cui vi parleremo, Alexanderhaus, è stata il nido di tante famiglie. La prima ebrea, la seconda tedesca e di altre ancora. Si trovava in Germania. Era stata costruita da un medico gentile e dalla moglie sorridente, perché entrambi, con i loro quattro bambini, volevano vivere lontano dalla frenesia della grande città. Coltivavano asparagi e lattuga e raccoglievano le uova delle loro galline. Giocavano nel giardino e nuotavano nel lago. La sera, il dottore si sedeva accanto al fuoco e leggeva storie ai bambini. E quando tutta la famiglia dormiva,
la casa tratteneva i loro sogni. La ruota dei giorni scorreva, il sole sorgeva e scaldava le pareti. I picchi picchiavano sui tronchi, le anatre galleggiavano tra le canne e quando il sole tramontava, le finestre erano immerse nella luce delle stelle. Era una casa felice. Passarono gli anni, i bambini crebbero, qualcosa cambiò nella grande città. Un giorno, una squadraccia di uomini rabbiosi picchiò alla porta e intimò al dottore e alla sua famiglia di andarsene. La grande tavola e le sedie furono coperte da teli, le imposte chiuse, le porte serrate, e gli uomini furiosi si portarono via le chiavi. La casa era rimasta sola. La famiglia di Claude e Suzanne era ricca e le due giovani poterono coltivare le loro passioni. Suzanne era un'abile disegnatrice. Claude sognava di fare la poetessa. Nel 1920 decisero di trasferirsi a Parigi e affittarono una casa nel quartiere degli artisti, con vista sui tetti di Montparnasse. Fu proprio a Parigi che Claude iniziò a sperimentare la fotografia e a collaborare con diversi giornali, pubblicando racconti e immagini. Un anno era passato e una nuova famiglia arrivò a piedi lungo il sentiero sabbioso, portando con sé bagagli, strumenti musicali e amore. La mamma cantava nel portico, il papà suonava il piano e i due bambini costruivano castelli di sabbia in riva al lago. Lentamente la musica cambiò. I bambini cominciarono a marciare sul legno del pavimento e la mamma smontò le grondaie di buon metallo e le diede ad un uomo per costruirci armi. Poi arrivò una lettera. La guerra stava cominciando e gli uomini rabbiosi volevano che il padre combattesse per loro. Così la famiglia fuggì e ancora una volta un'aria gelida soffiò lungo la canna del camino. L'ombra degli aeroplani sfiorò il tetto. I piatti e le tazze tremarono in cucina. Le fiamme tinsero di arancio il cielo. Anche Suzanne e Claude, allo scoppio della guerra, furono costrette a scappare e abbandonarono Parigi. Con il gatto Kid chiuso in una borsa per evitare la quarantena, scelsero di rifugiarsi in Inghilterra, sull'isola di Jersey. Lì acquistarono una grande casa affacciata su una baia. Davanti a loro solo il mare, ma sulla testa le fronde degli alberi, rifugio sicuro e luogo protetto. La Germania sembrava lontana. Dalla città arrivarono, pieni di terrore, un uomo e una donna. Erano amici della famiglia del musicista e la piccola casa sul lago offrì loro riparo dalla paura dei bombardamenti. Fu un inverno di freddo pungente, ma la casa li tenne al sicuro per un po'. Un mattino gelido, le pareti tremarono per il rombo dei carri armati. I proiettili colpirono la casa, scalfendo il camino e mandando in frantumi le finestre. Moglie e marito fuggirono in città e ancora una volta la casa rimase vuota. Le ragnatele crebbero attorno alle finestre e le foglie si accumularono sotto il portico. La vernice delle imposte si crepò e cominciò a staccarsi. La casa era in abbandono e senza cure. Presto però i tedeschi invasero l'isola che rappresentava per loro un posto strategico. Suzanne e Claude decisero di restare e resistere a loro modo.
installarono in casa una postazione per ascoltare Radio Londra. Rispolverarono due pistole e iniziarono ad allenarsi al tiro a segno. I soldati non badavano a loro, le consideravano due vecchie strambe. In realtà erano due donne attive e combattive che iniziarono presto a mettere in moto la loro creatività. La prima loro azione sovversiva fu far recapitare al comando tedesco un intero giornale da loro prodotto, costruito di ritagli che inneggiavano al pacifismo. La loro seconda azione fu innalzare sull'altare della chiesetta locale uno striscione antinazista. I soldati non si davano pace, ma non riuscivano a risalire agli autori di quei gesti. La loro ultima azione sovversiva, quella che li portò all'arresto, al processo e infine alla deportazione, fu la realizzazione delle farfalle surrealiste. Il surrealismo è un movimento artistico nato a Parigi attorno al 1920, proprio nel periodo in cui Cézanne e Claude erano nella capitale. Il surrealismo coinvolse tutte le arti, toccando letteratura, pittura e cinema. Esso aveva come obiettivo l'espressione di una realtà fatta di sogno, di immaginazione, che potesse raccontare gli aspetti più irrazionali dell'essere umano. Cézanne e Claude conoscevano bene il surrealismo perché molti loro amici avevano aderito a questo movimento. Esse pensarono che per sfuggire alla brutalità della guerra e dell'assedio nazista sull'isola di Jersey fosse necessario liberare il proprio spirito. Quale insetto, meglio della farfalla, può insegnarci col suo volo a liberare il nostro cuore dalle atrocità della guerra? Ad essere leggeri e a planare sulla vita? Le donne iniziarono a costruire una serie di farfalle di carta. Questi insetti colorati e meravigliosi contenevano messaggi di amore e di pace. Fu così che iniziarono ad attaccare queste farfalle in giro per l'isola, ovunque, tra le fessure nei muri, dentro bottiglie abbandonate, in mezzo ai giornali, sul fil di ferro delle caserme, nelle buche della posta. Ogni farfalla non era solo bella, conteneva anche un messaggio di speranza. Ed è proprio una farfalla surrealista che oggi, con questo laboratorio, vogliamo invitarti a fare. Potrai completare la tua opera inserendo un tuo messaggio di pace. Ricorda, la tua azione sovversiva sarà conclusa solo quando avrai attaccato la tua farfalla in giro per la tua scuola o per la tua città. Non dimenticare di postare il tuo lavoro sui social usando l'hashtag IC fino alle ligure e hashtag diario visivo. In questo modo la nostra farfalla surrealista volerà ancora più lontano. Per realizzare la tua farfalla surrealista hai bisogno di un cartone tipo quello dei cereali, di matita, gomma, tempere e di un pennarello tipo Uniposca. Guarda il video e sarai guidato passo passo nella costruzione della tua farfalla surrealista. Buon lavoro! Trovate il video completo per realizzare una farfalla come questa sul canale YouTube di Diario Visivo.